andiamo a vedere come ricercare anche per emittente e capire come vedere tutte le obbligazioni direttamente nella ricerca rapida. In pratica scriviamo il nome di un emittente, per esempio Pemex, andiamo a prendere questa società petrolifera e andiamo a prendere un'obbligazione qualsiasi, andiamo a analizzare un'obbligazione qualsiasi che ci possa interessare, per esempio andiamo a prendere questa obbligazione che scade nel 2023, arriviamo direttamente alla pagina dell'emissione per capire quali sono tutti i parametri di questo bond, analizzarlo con molta calma, vedere quali sono i prezzi che ci possono interessare, se in questo momento può essere favorevole la compra, e sempre vi consiglio di mettere questo grafico ai 3 anni per avere un quadro veramente completo sull'andamento dell'obbligazione. Vedete un crollo drastico del prezzo durante la prima fase della pandemia, poi si è ripresa, quindi vediamo comunque tutte le informazioni legate anche a quello che accade a livello di mercato. Poi aggiungerei che oltre ai prezzi dei vari protagonisti di mercato, OTC e borse dei valori, come ho detto più di 300 presenti sulla piattaforma, mettiamo a disposizione tutte le informazioni sui flussi cedolari, quindi andiamo anche a coprire tutte i coupon che vengono pagati fino alla scadenza e riportiamo tutte le opzioni di rimborso anticipato, quindi tutti i vari put call eccetera sono sempre riportati. Cos'altro potrei aggiungere? Abbiamo tutti i rating come ho detto prima, abbiamo tutti i bond simili a quello che stiamo analizzando, tutte le caratteristiche delle emissioni, anche le rendicontazioni finanziarie dell'emittente, se siete interessati a capire come l'emittente in questo momento sta andando sul mercato, come sta fatturando, quello che sta vendendo eccetera, benissimo, avete anche le rendicontazioni e i detentori del titolo, quindi gli owners di questo titolo, solo gli istituzionali, quindi abbiamo gli owners istituzionali del titolo. A questo punto direi che per quanto riguarda la parte diciamo legata alla ricerca obbligazionaria e alla pagina dell'emissione, ho fatto vedere a grandi linee quello che c'è da sapere. Adesso andiamo a vedere lo strumento, quindi sono due gli strumenti, come ho detto, questo strumento qua che si va a inserire diciamo ad un contesto di ricerca e invece quello di difesa, quindi la watch list. Cos'è la watch list? È una semplicissima, è una lista di obbligazioni che voi decidete di inserire, che voi volete seguire, volete controllare e monitorare ogni giorno, appunto. Quindi voi avete fino a 250 obbligazioni, che sono comunque un numero abbastanza importante, che potete monitorare a livello personalizzabile. Potete personalizzare. Cosa significa personalizzare? Potete decidere quali parametri volete vedere, quindi voi inserite quali sono i parametri che volete monitorare di questa obbligazione e a questo punto verranno sempre poi salvati e potete vedere i prezzi come cambiano ogni giorno. Qual è lo strumento che io reputo più importante nella watchlist? È sicuramente lo strumento di email alert. Sarebbe la possibilità per ogni obbligazione, in maniera separata, quindi per ogni obbligazione diversa, ricevere una email di notifica che andate poi a impostare voi direttamente nell'imposta notifiche. Ecco qua, io ho la mia mail aziendale, voi potete utilizzare qualsiasi email, anche una mail diversa da quella che utilizzate per fare il login, quindi qua non c'è nessun tipo di problema. Andate quindi a impostare, per esempio, questa obbligazione quota 101,64, io la sto seguendo e sarei interessato a comprarla soltanto se costasse meno di, ad esempio. A questo punto io vado a impostare questo filtro del prezzo, io voglio ricevere una notifica soltanto se l'obbligazione in questione andrà a costare uguale o meno a 99. A questo punto salvo e riceverò una email di notifica non appena l'obbligazione scenderà o toccherà quota 99. Quindi questo se lo fate su 200 obbligazioni, sicuramente che volete seguire, può essere veramente un valore aggiunto perché non dovete controllare queste obbligazioni ogni giorno. Quello che consiglio di fare io qual è? Sicuramente avrete un gruppo di obbligazioni che seguite e che volete eventualmente vendere o comprare, un altro gruppo di obbligazioni invece che sono le vostre e volete solo monitorare. Io di solito consiglio sempre, per esempio, se queste tre fossero delle obbligazioni che io voglio solo monitorare, a questo punto io vado a creare il nome di un gruppo che per esempio posso chiamare bond interessanti. Salviamo questo gruppo, quindi ogni volta che io apro la watch list vedrò questo gruppo bond interessanti e so che non sono obbligazioni qua nel portafoglio, sono obbligazioni fuori dal portafoglio che voglio solo seguire per una eventuale compra dell'obbligazione. Quindi io poi vado anche a selezionare tutte le obbligazioni invece che già detengo
posso scrivere semplicemente bond miei, e a questo punto fino a 250 obbligazioni voi potete monitorarle come volete, come vi pare. Poi naturalmente potete anche andare a impostare altri filtri, quindi noi abbiamo anche filtri sul pagamento cedolare, sul rimborso, sulle notizie sui bilanci, gli avvisi di prezzo sono quelli che vi ho fatto vedere, sui rating, quindi tutte le varie notizie più importanti sono reperibili attraverso le email di notifica. Cos'altro abbiamo di interessante? Le notizie di mercato, quindi ogni giorno voi sarete coscienti, diciamo, di quello che accade sul mercato, e avrete anche la possibilità di capire quali sono le nuove emissioni. Non sono le emissioni future, sono le emissioni che sono state collocate, che iniziano a essere tradate sul mercato. Però comunque è molto importante avere un servizio che ogni giorno vi dia delle notifiche sulle varie obbligazioni più interessanti che vengono emesse sul mercato. Tra l'altro lo potete fare anche nella watch list, se avete degli emittenti che per voi sono interessanti, potete ricevere delle email di notifica non appena quell'emittente va a emettere una nuova obbligazione. Allora, questi sono gli strumenti più interessanti. Aggiungerei che abbiamo una mobile app molto interessante, che veramente è un grosso valore aggiunto. Molti nostri clienti addirittura si abbonano soprattutto per la presenza della mobile app, perché consente, soprattutto per i consulenti finanziari, di poter mostrare ai propri clienti obbligazioni interessanti in qualsiasi incontro senza la presenza di un computer. Quindi è uno strumento sicuramente interessante che potete scaricare e utilizzare. Viene la watch list, è subito, c'è un update immediato ogni volta che viene effettuato un cambiamento, sia per quanto riguarda l'aggiunta delle obbligazioni sia per quanto riguarda la rimozione, quindi avrete sempre le vostre obbligazioni. E potete anche scaricare l'Excel add-in, che sarebbe proprio la possibilità di poter lavorare su C-Bonds direttamente attraverso il vostro Excel. In pratica, scaricando l'Excel add-in avrete proprio lo strumento C-Bonds direttamente disponibile sul vostro Excel. In pratica aprite Excel e avrete una finestra con scritto C-Bonds direttamente qua, e avrete tutta la piattaforma a vostra disposizione.